Ehi, la ciurma, io sono Mezzetessa e ben ritrovati qui in questo nuovo video di Expeditions Conquistador. Siamo qui nella foresta, nella montagna, non mi ricordo esattamente da che parte arrivavamo e da che parte andavamo, ma mi sa che stavamo salendo in su. Stavamo andando in giù. Però in questa zona mica la ricordo. Cioè, della... cosa c'è là? Ah, qua però c'è una cassa. Andrei qua sopra a prendere la cassa. Andiamo a prendere la cassa. Mi sembra una buona idea. Le casse fanno sempre bene. 4 minerali? 4 unità di metallo. Ok. Andiamo in quella direzione. Vediamo se per caso riusciamo a incontrare qualcosa. Sì, c'è della... c'è una costa là. Ah, stiamo scendendo in giù di qua, quindi... ah, ok. Era servito di solito ruotata. Ok, ha senso. Quindi mi accapperei. Allora, abbiamo delle erbe da mettere da parte. 68% di guardia non è tanto buono, effettivamente. Potrei... ah, Juan Ortega è parzialmente avvelenato purtroppo. Mettere allora più gente di guardia, anche lui magari di guardia. Speriamo di trovare comunque qualcosa di caccia. Razioni, cos'è che c'era rimasto qua? Non abbiamo carne. Abbiamo solo 5 unità di carne. Beh, speriamo di poter trovare qualcosa. 62% non è molto, però preferisco non perdere risorse. 8 unità di carne, ottimo. Non niente di male d'accampamento. E Juan Ortega si è rimesso. 7 unità di medicina, porca la miseria. Stiamo velocemente esaurendo le unità di medicinali, eh. No, qua. Medicinali 42. Ne abbiamo ancora un pizzico, ma non così tanti. E poi un po' di medicine in più potrebbero di sicuro farci comodo. Ah, è apparsa un'altra cassa là. 3 unità di corda. Là ci sono effettivamente dei medicinali. Non so se andare prima in quella direzione o prima nell'altra. Allora, se io girassi di così, allora a destra dovremmo andare in questa direzione e a sinistra in questa. Quindi forse mi conviene andare prima a sinistra dalla cassa, che ci avviciniamo verso la zona cittadina, e poi andrei là a vedere se riesco. Oggi ho incontrato una vegetazione particolarmente fitta nella giungla. Visto il tempo di cui il personale avrà bisogno per liberare un sentiero abbastanza ampio da far passare l'intera caravana, il tuo viaggio sarà molto rallentato. Fino a domani la velocità dei suoi movimenti sarà dimezzata. Ok. E quindi ci accampiamo qui. Lui si è ripigliato, quindi metterei lui di guardia e metterei un paio di gente, un paio di persone in più a cacciare. Oh, 76 non è tantissimo, eh? Facciamo così. E lui ha ancora erboristeria per sto giro? No, ma due no, non conviene. Ma andiamo a cacciare anche lui, leggermente più alto, non è chissà che cosa, ma vabbè. Allora, diamo a tutti un'unità di carne, così ne consumiamo solo due e speriamo di trovare abbastanza carne sto giro. Ritorna quasi a mani vuote. 5 unità di carne, dobbiamo prendere sto cinghiale per forza. Ottimo, 14 unità. Proverei allora ad andare in questa direzione. Vedere se ci stiamo avvicinando alla città, dovremmo. Sì, infatti abbiamo esplorato questa zona qua. Qua c'è un luogo di interesse che non so che cosa sia, ma... non riesco neanche a vederlo. E tra l'altro il tizio non è ancora arrivato... Alvarado. È assente da boh, parecchi giorni ormai. Allora, facciamo così. Conserva... conserva... no, preferirei mandarli a caccia e consumare le unità di... però 9.
Se mettessi un cacciatore a conservare, quante me ne conservo? Me le conserva tutte, ottimo. Ah sì, perché lui ha aumentato a 9. E se mettessi uno in meno di guardia per mandarlo a caccia? 76, no. Meglio 82. Sicuramente meglio 82. Caccia 53% non è buono, però male che vada abbiamo 9 provviste per domani. E invece 15 unità ne abbiamo trovato. Benissimo. Benissimo, si è messi davvero bene. Allora proviamo ad andare un pochettino più in qua a vedere, poi ricordiamoci di tornare indietro che ci sono delle medicine. Qua c'è una cassa, ma ci arriviamo prima del mattino senza accamparci sulla spiaggia. Mi sa che dovremmo accamparci sulla spiaggia. Pessima cosa. Non so se conta ancora come spiaggia. Costa. Vabbè, però guardia bassa e caccia bassa. Ottimo. Così abbiamo un. Metterei lui a caccia, però, e questo a conservare. Sì. Ma metterei un altro a cacciare, visto che la guardia comunque 83% possiamo cavarcela. Allora, solo 5 unità di carne, però le difese resistono. Purtroppo solo 5 unità di carne. Allora, avviciniamoci in questa direzione, vediamo un po' cosa. Allora, qua è una cosa del mappare dintorni, ma andiamo prima alla cassa, va? Ah, c'è un'altra cassa anche là. Siamo però fuori dalla città, ma da un'altra zona. Siamo dietro il castello, in pratica. Sì, sembra di sì. Cos'è che abbiamo ottenuto? 4 unità di metallo, ok. Traccia la mappa dei dintorni. Ah, e siamo fermi qua. Cosa ci conta? Come costa? Giungla, no, invece. Medio di tutto. Quindi, allora, questo qua lo metterei a guardia. E metterei questo qua a cacciare. 68% non è un granché, ma allora, carne è. Allora, mentre ti trovi in tenda e ti prepari per la notte, Alejandro Pintado entra con il sorriso stampato in faccia. Scusate il disturbo, capitano, ma guardate chi ho trovato che vagava per l'accampamento. Chi? Speriamo che sia lui che è tornato, Alvarado. Pedro Alvarado! Entra al seguito di Alejandro Pintado. Ha un aspetto stanco, ma sembra anche molto felice di essere lì. La nostra spedizione è stata un successo, capitano. Abbiamo trovato il tempio. Siamo lieti di rivedervi in Colum, di riavervi in Colum, Alvarado. È bello essere tornati, è stato un viaggio difficile, abbiamo corso la nostra dose di pericoli, ma tutto sommato è stato emozionante, sento di aver imparato molto. Bene, sedetevi davanti al fuoco e condividete la vostra storia con chiunque sia ancora sveglio e servitevi pure con ciò che è rimasto della cena. Ho ottenuto 1100 unità di tesori. Grazie, capitano. A domani. Buenas noches. 1100 di tesori. Favoloso. Avevo ottenuto 10 unità di carne nella notte. Cioè, abbiamo rischiato di prendercele di brutto dai selvaggi, però è tornato con 1100 tesori. Ottima cosa. Allora. Vediamo un attimo se abbiamo dell'esperienza da condividere. No, 30, ok. Non abbiamo altre cose, altre da far salire di livello. Dico, magari è tornato con l'esperienza, condivide esperienza con la gente, ma invece no. 5 minerali, 5 di metallo. Allora, a questo punto ci conviene tornare prima dove eravamo sulla costa prima e giro così che mi sembra un pochettino più semplice. Allora, Alvarado, ti mettiamo a cacciare. E metterei qualcuno a conservare però. Un cacciatore, ok, conserva.
Diminuisce il 62% da 71. 9% è una buona differenza. Ma che poi scusate, un'unità di carne per tutti? Eh no, non c'è neanche da conservare, allora consumano una razione. Sì, tutti a caccia tranne la guardia, 82% mi sa che ci sta. Le difese resistono 11 unità di carne, ottimo. Ti sembra di essermi ti appena addormentato quando Leandro Pintado entra all'improvviso. Ma è sempre Leandro Pintado, porca miseria. Nella tenda, gridando con voce allarmata e sbigottita: Capitano, gli schiavi sono in rivolta, stanno attaccando i nostri uomini, come dobbiamo reagire? Oddio! Cos'è successo? Come sono riusciti ad armarsi? Hanno preso armi e armature dal nostro carro di equipaggiamento, sono dappertutto, l'accampamento è piombato nel caos. Tenete queste considerazioni per voi, Pintado, ordinate alle truppe di equipaggiarsi e abbandonare l'accampamento, ripiegare e radunarsi a ovest. Subito, capitano. Leandro Pintado esce di corsa, gridando i tuoi ordini a pieni polmoni. Raccogli rapidamente le armi e l'armatura ed esci in fretta dalla tenda. L'accampamento è nel caos più totale. Ci sono tende in fiamme, soldati e schiavi feriti sparpagliati per tutto il terreno. Scrutando l'oscurità verso ovest, riesci a vedere un piccolo gruppo dei tuoi uomini scomparire dentro la giungla. Ti nascondi dietro alcune tende e ti dirigi strisciando verso il margine dell'accampamento. Tre schiavi compaiono dal nulla, gesticolando minacciosamente e gridando contro di te nella loro incomprensibile lingua africana. Non hai il tempo di indossare la corazza quando comincio ad avanzare verso di te, credi che sia finita. Dopo uno sparo assordante e una nuvola di fumo, uno degli schiavi crolla a terra, le cervelle gli esplodono dalla testa e schizzano sull'uomo sbigottito che gli sta accanto. Aleandro sbuca all'improvviso da in mezzo alle tende e insieme riuscite a eliminare gli altri due aggressori. Presto, seguitemi! Segui Aleandro pintato nella giungla scura e umida, con i piedi che affondano nel terreno morbido. Dopo aver corso lungo su un cammino tortuoso, inciampando nella serpaglia a ogni passo, riesci a raggiungere una piccola raduna, nella quale tutti gli uomini che sono riusciti a fuggire stanno indossando le armature. Ti guardano sollevati. È bello vedere che così tanti di voi ce l'hanno fatta. È ora di procedere alla controffensiva. Dobbiamo menarli di brutto. Tuoi uomini si mettono in formazione e ti salutano risolutamente. Dopodiché li guidi attraverso la giungla in direzione dell'accampamento. Allora. Prenderei Aleandro Pintado che mi ha salvato la vita. E. Oh no, non c'è. Ah sì, c'è Isabella. Isabella, non la vedevo. E prenderei altri. Un altro. Da distanza è un altro soldato. Ok, che ha due di attrezzatura. E poi cosa abbiamo qua? Un dottore, però la cura non è particolarmente utile in questo momento. Buono a corpo a corpo, ma non può usare la distanza. Userei un altro soldato, altri due soldati a questo punto. E Juan Ortega, sì. Facciamo così. Allora, questi sono i nostri nemici. Recluta cacciatore, recluta soldato, recluta soldato, recluta esploratore, recluta guerriero. Allora. Ma sono tanti, sono 8. Allora, visto che qua c'è una buona zona scoperta, tenderei a restare qua dietro, però là dietro è davvero molto dietro. Allora metterei i cacciatori qua dietro, Pintado qua che ha una buona, ha un buon range. Lopez e metterei allora lui là. Metterei due qua, quelli magari con l'arma. Ah, ma c'è solo lui con l'arma lunga. Bene, metterei uno con arma corta. Ah, no, non posso andare fin laggiù.
Comunque allora lo metto qua e questo lo metto qua in modo da metterli qua in copertura. Ah, questi hanno una resistenza, quindi possono essere distrutti queste barricate. Sono delle barricate che hanno tirato su loro. Ok, pronti. Ma nel mio turno li metto qua dietro. No, volevo mettere lui là, ma vabbè, va bene uguale. Allora, loro non credo che abbiano 5% penalità per buio, Cribbio. E lui neanche, credo che, infatti. Però posso comunque provarci. 5% se voglio che non passare il turno. Vai di attacco a distanza. Mancato, e vai anche tu, proviamo a vedere se per caso si riesce a combinare qualcosa. Copertura totale 26%, comunque buono. Mancato. Mm, 12%, 0. 5%, mi conviene comunque lui. È poco 12%, ma è sempre meglio provarci. Adesso non so se conviene. Beh, rimetto l'arma principale così almeno dovessero esserci delle situazioni di corpo a corpo, hanno già quell'arma pronta. Ok. Ok, i cacciatori provano a sparare e falliscono. Ok, provano anche loro a mantenere la distanza, effettivamente. Allora. Là hanno una copertura totale, vero? No, parziale. Quello c'è la totale, invece. Non posso lanciarmi contro di loro perché sarebbe un suicidio. Perché hanno tutti gli altri a portata. A meno che non facessi una corsa là dietro, ma è troppo lontano là dietro. Potrei mettere. Eh no, sono comunque tutti e due troppo lontani. Potrei metterne uno, ma perderebbe il turno e poi il giro dopo avrebbe tutti addosso. Aspetto, aspetto che escano allo scoperto. Provo a vedere se riesco a combinare qualcosa con le armi da fuoco. È 0%, no, non becco nessuno. No, torna con la tua alabarda, torna con la tua alabarda, con la tua spada. E questi mi sa che li metto qua dietro allora. Ok, ma li faccio anche avanzare più lentamente, tanto non ho troppa fretta, loro si stanno prendendo tempo, quindi. Qua con questi no. 0 hanno una copertura totale. 10%, beh, posso provarci. Ok, no, questo volevo usare. No, 0 e 0, niente. E gli altri sono troppo lontani. No. Passiamo al turno. Lui avanza, cosa fa? Prova. Corre tutto questo.
Ma può attaccare? No, non può attaccare. Ma è un suicidio quello. Aia! Ok, sta uscendo lo scoperto. Con tutti insieme, porca miseria. Allora, io andrei prima con quelli da distanza, cercare di tirare giù questo qua. O questo. 64-73. Andrei su questo. Che però ha bloccato. Allora, mo andrei. Così. Ottimo. Ok, c'è andato. Non vorrei avvicinarmici troppo quello. Faccio che star qua e provare con la distanza. 35, devo solo il cacciatore. Yes! Lei ha la possibilità sulla distanza 19, no, questa copertura totale, 35, però se la metto qua dietro, no, mi è coperto dagli altri. Lui no, proviamo. Ottimo! Rimettiamo le armi da mischia e vediamo un attimo cosa capita. Il discorso qua è che se per caso dovessero venirci addosso. Ma lei la metto qua comunque. Dovremmo prendere dei buoni tiri di opportunità perché siamo. Mi è mancato. E scappa. Uno scappa. Prova a sparare di nuovo. Aia, che male! Mancato, ottimo. Bloccato, buono. È mancato, ottimissimo. Ok, allora siamo di nuovo 6 contro 6. Siamo 6 contro 6. Vabbè, questo qua spara dalla distanza. Allora. 73%, vediamo se lo becchiamo. No, porca miseria, non ci voleva questa. Speravo che lo beccassero. Ottimo. Ottimo. Allora, adesso gli altri non hanno una buona linea di tiro qua, però. Tra tutti forse si riesce a tirarlo giù, o no? Hanno circa un quarto di. No, Google, non sto parlando a te. Hanno circa un quarto di possibilità a testa, quindi. Ma cribbio! Oh! Uno l'ha preso. Allora, adesso vediamo un attimo di armare di nuovo con. L'arma da corpo a corpo e questi quasi quasi li farei muovere qua dietro. Sì, che tanto hanno la copertura degli altri, quindi non dovrei subire particolari danni. Ok, fallisce. Aia, questo mi sa che lo devo togliere di là perché sennò
Si becca dei sonori danni. Se penso lo ci vuole. È pintato quello. No, è Trevi. Chi è pintato? Non c'è pintato? Ah, sì, è qua pintato. No, vero, pintato è un cacciatore. Allora, beh, direi che questo lo secchiamo di corpo a corpo, non dovrebbero esserci. Cribbio, ha detto che non dovrebbero esserci problemi. No, stupido. Il tiro di opportunità. Vai là e poi prova a sparargli a sto punto, perché attaccarlo non puoi attaccarlo. Prova a sparargli, sei vicinissimo. Ok, che bui, ma. Porca miseria. Però dovevo allontanarlo per forza perché è messo super male lui. Precisione 20%, 68%. Allora facciamo così, che magari ha una migliore linea di tiro. 74, infatti, ottimo. Ma come è mancato? Vai tu qua, me la rischio. Oh! E boh. Questo è morto. Aia. Perché non ha avuto il tiro di opportunità? C'è Isabella Yrwenes che è messa malissimo. No, 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 Isabella. Non posso perdere Isabella, perché Isabella è forte, quindi deve sopravvivere. Ottimo, ottimo Isabella. Ma allora andrei addosso a questi. Stupido, perché mi dimentico sempre del tiro di opportunità che ha? No, volevo selezionare lui. Credo che sono ancora in 5. Oh! Oh! Almeno sono in 4. Questi qua che cosa fanno? Sono mezzi morti. Qua dovrebbero essere abbastanza al riparo, ma meglio. Per caso a distanza riescono a fare qualcosa? No? 26, prova. Perché non fanno, non hanno mica attaccato? O forse sì. Non mi ricordo se Isabella ha attaccato. Ah, no, si sì, è attaccato, ha seccato il tizio di prima. Ottimo! Aia. Trevino è messo male, quindi speriamo che non ci muoia. No, Isabella! Kaiser! Porca miseria, le stavo subendo di brutto! Mannaggia me che ho aumentato l'abilità della I. All in, per forza. No, però se chiamo prima questo, poi mando gli altri all'attacco violento. Ma come mancato? Aveva il 70% di possibilità. Ok, tu vai qua e attaccalo. Ok, tu riesci ad arrivare fin là, sì, e tirarlo giù. No, no, col fucile. Porca miseria!
Cribbio, ho sbagliato. Manca. Aia! Aia! Quello che mi preoccupa è quella arciere là, che è quello con ancora buona vita. Tira giù questo. Oh! Allora, mo. Tu vai qua. Ottimo, voi avanzate di brutto. Qua dovreste avere buon tiro. Oh. Ce ne restano due con metà vita. Noi siamo rimasti in quattro, purtroppo. Tre. Ok, lui è andato, vediamo se riusciamo a tirare giù questo. No. Di qua riesco a sparargli, non credo. Copertura parziale. Ci proviamo. Sì! Sì! Grande Trevino, grande Trevino, grande! Irwin si è caduta e Rui si è caduto. Moderato e lieve. Porca miseria, dovrò spendere un bel po' di medicina adesso. Lo scontro è terminato, avete battuto gli schiavi, la rivolta è finita non appena è iniziata. Le tue truppe radunano i sopravvissuti e controllano le condizioni dei loro compagni feriti. Alcuni uomini vengono portati in fretta in infermeria per essere curati. Cosa dobbiamo fare di questi traditori, capitan? Direi giustiziate quelli che si sono ribellati, rilasciate gli altri e mandateli a ripulire l'accampamento. Sì, capitano Mazzetes. Antonio sguarda la spada e dà il segnale al resto delle truppe che cominciano a infilzare in modo disordinato i ribelli superstiti. Fai liberare gli schiavi che non hanno preso parte allo scontro e ordini loro di rimettere in ordine l'accampamento. Come prima cosa devono trasportare i cadaveri dei loro compagni ribelli nella giungla e buttarli nel fango. Mannaggia la miseria! C'è un sacco di gente malata adesso. Cribbio si è messi male. Dovrei tornare in città a sto punto per prendere dei medicinali, perché consumerò medicinali come se non ci fosse un domani. Però qua mi sa che la strada è molto lunga e dovremo fare il prossimo giro. Intanto salviamo la partita. E io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale se perché non l'aveste già fatto, lasciare un commento qui sotto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.